benvenuti amici di Mitico Channel e di Cedro Speziato a questa nuova puntata di In Cucina con Cedro Speziato. Oggi abbiamo una gradita ospite qui in studio che ci è venuta a trovare ed è Ilenia, la dottoressa Ilenia Diana. Ilenia, benvenuta, ben trovata. Grazie, grazie. Oggi con Ilenia parleremo di una bella novità che la città di Foggia è lieta di presentare ad un pubblico piuttosto vasto, che è appunto l'associazione ONEAP, ossia appunto la nascita di quella che vuole essere l'Organizzazione Nazionale Esperti Assaggiatori di Pizza. Pensate, la prima appunto creata in Italia e addirittura nel mondo, vero Ilenia? Sì, sì, è proprio così. Infatti l'Università di Foggia ha creato questo corso, il primo in Italia di alta formazione, per formare quelli che sono gli esperti assaggiatori di pizza, quindi questo prodotto, questo lievitato da forno veramente, che finora era stato soltanto gestito da commissari a livello amatoriale, quindi magari pizzaioli o esperti o amanti di quelli che è il prodotto pizza, però non tecnici col metodo scientifico di analisi sensoriale vera e propria. Certo. Quindi una formazione di alto livello, quindi alta formazione professionalizzante di che aggiornamento. Che vede appunto la collaborazione proprio con il Dipartimento di Scienze Agrarie della Facoltà appunto Universitaria Foggiana e che comunque, come dicevi appunto, vanta dei tecnici esperti e quindi anche la possibilità di rendersi esperti attraverso questo corso. Tra l'altro ricordiamo, la pizza è un alimento, forse è quello più famoso in tutto sì. il mondo, che ci dà anche un segno distintivo proprio come essere italiani. E parliamo appunto di questa tecnica sensoriale, puoi dirci qualcosa di più? Cioè appunto come nasce questo approccio sensoriale alla pizza? Cosa sì, l'analisi sensoriale quindi chiaramente abbraccia un po' tutti quelli che sono i prodotti, che può partire dal vino, può passare per l'olio, quindi infatti ci sono tantissime altre organizzazioni come la nostra che si occupano di altri prodotti, perché la base delle normative a livello nazionale e internazionale è quella, quindi i descrittori sono quelli. È chiaro che poi viene canalizzata nel discorso pizza, quindi c'è tutta una parte di analisi sensoriale che serve a misurare, certo, quelle che sono le prestazioni e quindi dei descrittori veri e propri, che però per quanto riguarda la pizza sono delle specifiche che riguardano sia la parte visiva inizialmente, poi la parte olfattiva e anche la parte gustativa. Quindi ci sono proprio dei descrittori che vanno ad essere misurati nel momento in cui si va a fare un panel test. Che cos'è il panel test? Il panel test è proprio un gruppo di 8-12 persone che assaggiano un prodotto, in questo caso la pizza, e ne vanno a dare delle valutazioni. Le valutazioni possono essere sia positive che anche negative, perché ci sono anche delle penalità, certo, che ovviamente tendono ad abbassare quella che è la valutazione. È chiaro che poi attraverso il software all'interno di queste cabine per fare l'assaggio. Quindi ricordiamo, questo può avvenire in posti che comunque sono un po' isolati, quindi mi parlavi di, certo, cabine poc'anzi, proprio che vanno ad isolare anche l'assaggiatore stesso per dargli anche quella concentrazione, certo, credo che sì, serva per poter poi affinare il suo gusto, chiaro, capire sì, il prodotto dopo vari tipi di assaggi, certo, poi si arriva sì, a poter essere definito esperto assaggiatore, perché poi effettivamente non è solo quella che a livello amatoriale possiamo distinguere come la pizza bordo alto napoletano anziché magari la pizza romana. No, quello è un discorso che può riguardare più disciplinare, quindi il disciplinare della pizza napoletana piuttosto che quella romana ti dà una serie di parametri per, certo, poter distinguere le due tipologie. Perché è chiaro che poi ci sono dei descrittori che riguardano quella napoletana, a seconda, certo, di quello che è disciplinare, ci sono dei descrittori che riguardano quella romana, quindi sono due panne completamente diversi, yes, quindi sono due schede completamente diverse. Ma in tutto ciò comunque l'assaggiatore deve, diciamo, deve essere comunque tutelato nel suo assaggio, quindi essere, sì, isolato, deve essere isolato in un luogo pulito, asettica, dove quindi anche a volte ci è stato capitato anche di non fare degli assaggi anche con una luce ecco, chiara. Perché potrebbe anche la luce, il calore potrebbe cambiare anche cambiare, perché non deve essere anche l'assaggiatore, diciamo, condizionato. Condizionato
fidato, bravissima, da quello che è il anche colore, il colore. Piuttosto, ma è piuttosto magari l'aspetto olfattivo che ti deve aiutare. Anche perché si parla comunque di lievitati, quindi anche i lieviti, bravissima, anche proprio l'odore, quando magari un lievito diventa più acido, oppure la consistenza con l'acqua, il binomio con l'acqua, con la farina utilizzata. Anche quello, penso, la tipologia, perché poi le pizze, come sappiamo, oggi le possiamo gustare in varie tipologie di anche di farine proprio, quindi di grani antichi. Sì, chiaro che il mondo adesso ormai con il discorso delle farine, soprattutto certo, perché è un prodotto che deriva da, sono sempre lievitati, però da forno, adesso c'è una stragrande varietà di quelle che sono le farine. Però comunque il ruolo che ha l'assaggiatore è quello di valutare, di fare una valutazione che sia prettamente oggettiva del prodotto, quindi al di là di quella che è la farina, piuttosto utilizzata, che di quella che è le ore di lievitazione, certo, non è quello che interessa. E magari adesso c'è il disciplinare, come ricordavi giustamente, per regolarsi anche in base alla tipologia di pizza, tipo voi avete, la romana ha dei descrittori diversi, perché la romana ha la crosta, deve essere sottile sia sopra che sotto, e quindi è più alta, non ha il cornicione, quindi ripeto, anche in quel caso il descrittore è diverso. Infatti noi nelle varie diciamo ore di corso, a parte che siamo stati istruiti anche all'assaggio, quindi al dolce, al salato, riconoscere queste tipologie, perché non è tanto l'amaro o l'acido, ma il dolce è difficilissimo, che vengono fuori prima, diciamo, sono quelli che sono più immediati, però il dolce per esempio è difficile da e percepire. Questo può essere anche per esempio l'assaggio, lo ricordiamo magari per chi ci sta seguendo adesso, l'assaggio può essere solo sulla base della pizza o anche compreso il condimento? Il condimento diciamo che non rientra un po' in quello che è l'assaggio, però è chiaro che comunque anche l'odore dell'acido del pomodoro, certo, piuttosto che della mozzarella ti poteva condizionare, anche lì che devi stare attento. Esistono dei pomodori magari più dolci, quindi potrebbero in qualche modo... Sì, infatti in quel caso anche la parte olfattiva ti aiuta molto, perché lì ti dà la sensazione. Il vegetale da... Però il primo descrittore del tostato del cornicione, quindi la prima cosa che devi sentire è la tostatura della pizza. E quindi la parte di maculazione di quello che è il cornicione. Anche come viene poi cotta giustamente la pizza, quindi magari se viene usato il forno a legna, oppure se è stata magari la sua cottura... Questo non è un... Questo non rientra nei parametri, perché ripeto, noi è un disciplinare la chiaro. Misurazione e la descrizione che noi facciamo riguarda una questione scientifica, quindi un metodo ISO con delle normative vere e proprie, che sono state ovviamente descritte a monte, dove ovviamente non c'è un discorso di forno a legna, cioè non è questo che può essere... No, pensavo magari, sai, l'olfatto poteva essere condizionato anche dall'odore un po' più della cottura, anche sai, quando vai nelle pizzerie magari si sente molto forte l'odore. Sì, però tu ovviamente mettendo insieme sia l'olfatto, è chiaro che c'è un discorso, l'innovazione sta nella... questione umana, certo. È chiaro che siamo noi che percepiamo, sono le nostre sensazioni, infatti solitamente poi si conclude comunque anche con una parte preferenziale, però non è un discorso solo edonistico e di preferenza, è un discorso proprio oggettivo dove si vanno a valutare, per esempio, anche dei descrittori relativi alla gommosità, piuttosto che la omogeneità dei pori, della mollica o del cornicione. Quindi ci sono, ripeto, dei descrittori che sono quelli sono e quelli vanno valutati, quindi non serve se la pizza è gourmet, tra l'altro, se è fatta a grano asso, se è di canapa, di curcuma. Tra l'altro la pizza è buonissima sempre, in qualsiasi modo, e parli proprio a me che sono, e si vede, una grossa appassionata di pizza, e sarò senz'altro entusiasta, se possibile, accedere anche a questo corso. Magari appunto tu hai partecipato al corso e quindi ti puoi dichiarare esperta di pizza. So tra l'altro che il 29 aprile la consegna dei diplomi, i primi diplomi che avete dato come associazione. L'associazione è nata, diciamo, è stata costituita il 4 marzo, però ne abbiamo dato l'ufficialità, abbiamo approfittato di questo evento. Tra l'altro all'Ente Fiera. All'Ente Fiera, durante chiaramente la Fiera dell'Agricoltura. È stato fatto questo evento organizzato dall'università, dove ovviamente abbiamo parlato del prodotto pizza, e sono stati consegnati diplomi a tutti i 18 partecipanti, perché sono stati formati 18 esperti assaggiatori. La professoressa proprio che ci ha formati proprio su queste tecniche, lei poi è tecnologa, quindi lei ci ha dato proprio una metodologia scientifica dell'analisi sensoriale,
ripeto, poi una base per poter gestire anche altri tipi di discorsi, ci ha esortato, essendo i primi in Italia a aver fatto un corso di alta formazione e aggiornamento, ci ha esortati a crearne un'associazione. E quindi, siccome noi Tra l'altro abbiamo poi colto spesso quando questo. sente parlare di pizza, diciamo, si è abbastanza giocosi anche nell'argomentare, no? Perché poi ognuno ha il suo gusto, ognuno ha Chiaro, il suo però qui il pensiero sulla gusto. pizza e magari si pensa che diventando assaggiatore di pizza esperto sia tutta una fase abbastanza goliardica dell'approccio No, alla pizza. purtroppo qua del goliardico scende un In po', no? realtà so che Scende avete assaggiato un anche, diciamo, varie tipologie di pizza che non erano proprio perché per No, arrivare anche a quel metodo, ecco, anche surgelata. quindi non è E stato quindi, proprio no, perché in realtà, al di tutto. là di quelli che sono. Allora, l'assaggiatore non è solo quello che partecipa agli eventi organizzati dalle associazioni, ovviamente le accademie di pizza, che sono tantissime. Cioè, veramente tra Roma e Napoli ce ne sono tantissime, perché noi adesso li stiamo contattando per, chiaramente, per promuoverci e per andare a assaggiare chiaramente I prodotti. tecnicamente, scientificamente i prodotti. Però non è un discorso prettamente amatoriale, ma è un discorso invece Professionale, quindi comunque professionale. richiede un impegno anche nell'assaggio che può essere anche appunto non sempre facile No, perché ripeto, per perché noi abbiamo arrivare poi ad assaggiato assaggiare la pizza anche quelle buona industriali, passano perché tante l'assaggiatore può essere tipologie. chiamato, il panel test può essere chiamato anche per Certo. immettere sul Dei mercato da nuovi parte di prodotti, un'azienda industriale, certo. anche famosa, non ne citiamo per non Certo, fare no, pubblicità in questo certo. caso, però per assaggiare un nuovo prodotto e per vedere se è possibile metterlo sul mercato. E questo è il discorso Adesso, tra superiore. l'altro, si parla molto della possibilità di riuscire a portare le pizze anche in tutto il mondo attraverso l'e-commerce, e in poco tempo addirittura pizze napoletane, quindi c'è quel famoso sistema appunto del surgelamento particolare che è appunto indicato per Sì, questo sì. questo tipo di spedizioni. Quindi comunque la pizza è veramente un alimento a tutto tondo che si sta sempre più ampliando e si sta anche allargando gli orizzonti dei nuovi studenti universitari a questo punto e anche di chi magari vuole specializzarsi in questo settore, che è molto invitante e appetitoso, oserei Appetibile, dire. è anche appetibile. Tra l'altro so della tua ultima esperienza in Giappone, proprio però per OnlyFood, che è un'altra associazione di cui tu sei presidente, Sì, giusto? dell'ONEA, poi presidente Guido Di Paolo, e E tu sei qui quindi in qualità di vicepresidente, quindi vicepresidente? è Guido che è il presidente di questa associazione. E diciamo che noi ci siamo approcciati a questo corso anche perché chiaramente è un prodotto che noi piaceva un po' a tutti. È chiaro che chi ha partecipato al corso e chi è diventato esperto deve avere un approccio su questo prodotto, Almeno una però simpatia a me verso la era una simpatia, pizza, diciamo così. anche per conoscerla meglio, Per quindi conoscimento, giustamente. però io diciamo l'ho fatto proprio perché avendo l'associazione dal 2015 il settore food ormai è quello che conosco e quindi quello Meglio, che certo. meglio gestisco, e quindi conoscendo un po' tutte le aziende del territorio, perché no prendere Certo. un ulteriore Attestato di attestato di qualifica, qualifica, certo. poi soprattutto della facoltà di agraria, insomma Certo. di Che è frutto di agroalimentare. ricerca sicuramente, Sì, sì, quindi sì. è importante per gli operatori del settore ed è importante anche per gli studenti di scienze agrarie che Sì, infatti c'erano molti sicuramente. studenti, anche molti laureandi erano presenti proprio nel Certo. corso e sono diventati Tra l'altro esperti. potrebbe essere anche una figura professionale che spinge anche i giovani a poter uscire dal territorio, forse anche con più facilità, laddove si dovessero aprire degli spiragli lavorativi anche all'estero, appunto Certo, la in finalità, diciamo, paesi più dell'associazione. importanti economicamente che adesso magari stanno prendendo piede anche dal punto di vista appunto culinario, come per esempio è stato il Giappone per la promozione dei prodotti del nostro territorio, oppure appunto realtà completamente diverse che amano i prodotti italiani e soprattutto appunto anche i prodotti pugliesi che diciamo costituiscono delle eccellenze veramente da non sottovalutare mai. Bene, ringrazio Ilenia Diana per essere stata nostra ospite e che dire, al prossimo assaggio di pizza Va allora. bene, sì, al prossimo Alla corso. prossima puntata di In Cucina con Cetro Speziato.